Ciao ragazzi, io sono Red e oggi cominciamo l'anno nuovo con una recensione a cannone, perché parliamo dell'ECR 5 Limited Edition. Limited Edition non solo perché c'è questa bellissima valigetta rigida inclusa col fucile, ma perché montato su esso c'è la nuova centralina MOSFET ETS-3, quella che probabilmente potrebbe essere la Titan Killer. Sigla che poi partiamo. Prima di partire vi ricordo che questi nuovi video saranno suddivisi in categorie che trovate linkati nella timeline qui sotto, quindi chi è interessato alle particolari può farlo, tutti gli altri possono seguire l'ordine incredibile cronologico che vi sto offrendo io. Partiamo con l'unboxing che non facciamo mai, ma questa volta è d'obbligo. Non vi faccio la ripresa dall'alto perché mi fanno cacare, quindi tiro fuori io le robe e ve le faccio vedere davanti alla videocamera. Ovviamente l'interno è foderato con la schiuma solida in modo tale che tutti i componenti rimangano abbracciati e stretti. Prima cosa, ovviamente più importante, troviamo l'ECR5, veramente molto bello ragazzi, mi piace molto, soprattutto il paramano. Gustoso. Lo mettiamo un attimo da parte che faccio vedere i vari accessori. E prima cosa, ovviamente troviamo il calcio frontale Tango Down, originale ovviamente. Troviamo due copri RIS in tan, ovviamente, che vanno a fare pandan con gli altri elementi. E poi, cosa più importante di tutte, troviamo lo spegnifiamma. Metti la fuoca. È davvero la più importante. Sì, per me sì. Perché avere lo spegnirosso fiamma sul fucile mi fa cacare. Ulala. Qui c'è una lettera firmata direttamente da Tango Down, che è la compagnia di cui vi parlerò un pochino più nello specifico dopo, che detiene i diritti sul fucile originale, che scrive al buon Sergio, che è uno dei ragazzi di Evolution, direttamente, ok? Giusto per farvi capire chi è questa gente che produce queste cosine qua. E ovviamente troviamo anche il libretto di istruzioni che ci spiega che cazzo è l'ETS-3, che è una centralina molto molto importante, di cui però parleremo dopo, andiamo in ordine. Bene, finito con lo sboxing, mettimi a fuoco la faccia gentilmente. Finito con lo sboxing, passiamo adesso ad analizzare prima gli esterni del fucile, dopo gli interni. Siamo tornati al 2019. Partiamo quindi dal fondo per arrivare fino alla punta. Troviamo prima di tutto ovviamente il calcio regolabile in 6, che per voi è un 9, posizioni diverse in modo tale che si adatti alla lunghezza delle vostre braccia. E l'altra cosa figa che mi è piaciuta molto è che includano già l'attacco cinghia rimovibile, sono di quelli con... Se riuscissi a toglierlo, no, no, ma però. Sono di questi qui che si preme il bottoncino e ritornano dentro le bigliette. Quindi è rimovibile. Le batterie vanno ovviamente nel calcio, non come al solito nella parte, diciamo, che normalmente è vuota, ma dovete rimuoverlo. Togliete il tappo. È un continuo tirare il fuoco sto video. Togliete il tappino e poi dopo le mettete nel tubo del calcio. Subito dopo troviamo il ball catch funzionante, con bolt release sempre funzionante, sportellino molto carino che ci introduce direttamente a tutti i loghi, in quel caso lì c'è il Tango Down, poi dopo vediamo tutti i loghi ovviamente originali su licenza. Questo qui in alto con la bandiera americana, che devo dire essere fatto veramente molto bene, come gli altri ragazzi, mi piacciono veramente tanto. Altra cosa che mi è piaciuta molto, che non è proprio per i loghi, ma ci introduce anche qui al prossimo punto, troviamo il selettore di fuoco, ovviamente abbastanza morbido, non troppo duro ma neanche troppo leggero, molto carino che quando si va in raffica ci sia segno dell'infinito, perché sparerete per sempre. Sul grilletto esterno non dico tanto, perché quello normale, tutte le cose in più che riguardano il grilletto, che sono ovviamente le TS3, ne parliamo poi dopo. Il paramano è molto molto carino, devo dire, soprattutto features, oltre vabbè alla fattura che è pregiata. Cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che ci siano, come vedete, questi due sganci per la parte sotto che vi permettono di attaccare direttamente il lanciagranate, in modo tale che possiate fare il tipo di Scarface, che adesso mi sfugge il nome, quindi se me lo scrivete nei commenti mi fate un favore. Tacche di mira sono le vostre normali flip up, come potete vedere questa qua frontale è abbastanza normi. Quella che invece non è tanto normi è questa qui frontale, che adesso voi non vedete, ma nel momento in cui io la tiro su appare e si palesa. Quando l'andate a chiudere diventa tutt'uno appunto con il RIS superiore. Ultimo, lo spegnifiamma ovviamente in plastica rosso, avete quello in metallo in confezione che è caldamente consigliato di utilizzare, a meno che non dobbiate usarlo in situazioni dove non si può utilizzare quello vero e ci vuole per forza questo rosso. Per quanto riguarda i materiali, troviamo calcio e impugnatura ovviamente in polimero e tutto il resto è full metal. Materiali veramente ottimi, non è la vostra leghetta del cazzo, ma mi piacciono veramente tanto, sono belli saldi, il fucile non fa scricchioli, non ha quei giochini che stanno un po' sul cazzo, insomma. Prima di passare agli interni parliamo del caricatore, che non vi avevo fatto vedere.
Eccolo qua, non mi fa impazzire se devo essere sincero, però io sui caricatori sono abbastanza viziato e rompicoglioni, quindi ci sta che rompe le palle. Ci sono però dei lati positivi molto carini, primi tra tutte che sia monofilare, quindi non vi danno il solito maggiorato con la rotella, non c'è nessuna rotella, non c'è nessun sportellino da aprire, e tiene 130 colpi ed è monofilare. Altra cosa che mi è piaciuta molto è che mettano questa ghiaretta in plastica che evita qualunque tipo di movimento quando lo inserite nel ricevitore, e apprezzo perché è una di quelle cose che mi sta sul cazzo e l'hanno implementata. Ovviamente troviamo anche qui il loghetto Tango Down, apprezzabile, e è un normale caricatore, non ha features particolari se non quelle che vi ho detto, e passiamo agli interni. Passiamo adesso agli interni, e partendo dalle cose leggere che però io apprezzo tantissimo perché non tutti lo fanno, anzi nessuno lo fa, a parte Evolution che già si era distinto per questa cosa in passato, è la presenza di canna di precisione da 6.03 in confezione. Quindi out of the box il fucile ha già montato dentro una canna di precisione che, ripeto, non fa nessuno e che io adoro perché ce le vado sempre a montare e al posto di doverle comprare a parte le ho già nel prodotto completo e assemblato. Mi cade un pochino nella T-Pop perché non è rotativa, è la vostra classica T-Pop con le rotelle. Anche il settaggio dello pop diventa un pochino più complicato settarlo con precisione e quindi è un pochino appunto una rottura di... Però comunque cambiare la T-Pop costa un cazzo, quindi tra le varie cose sono contento che abbiano risparmiato lì e non da altre parti. Quando entriamo nell'ambito gearbox, quindi tutto quello che fa funzionare e correre il fucile, è lì che cominciano ad esserci fuochi d'artificio e la magia tipo Disney. Prima feature degna di nota è il cambio molla ultra rapido, perché vi basta smontare il tubo del calcio, rimuoverla e cambiarla. È una feature simile Specna che però è stata integrata anche su questi modelli. È cambiata la luce perché ovviamente tutte le volte che comincio a girare il video passa da nuvoloso a sole in continuazione, mi dispiace. Per quanto riguarda invece il gearbox, è tutto rinforzato, quindi sia pistone che il gearbox in sé è rinforzato in modo tale da evitare qualunque tipo di sgranamento o rottura del gear. Quindi alta affidabilità, non infedeltà, sono due cose diverse, e azzarderei a dire che ci si possono usare le 11.1, ovviamente però il fucile non è più in garanzia se lo fate, quindi forse è meglio farci una modifica apposta prima di... Però comunque, se volete provare. Tutto questo è ovviamente supportato da il sistema ETS, che è una centralina che fa in modo che tutto funzioni come un orologio svizzero, che probabilmente è la mia metafora preferita, concordi? Oltre a funzionare ovviamente senza intoppi, vi permette anche di personalizzare il funzionamento del fucile e renderlo su misura per i vostri bisogni. Adesso ve lo vado a spiegare in maniera un pochino più precisa e grazie a Evolution vi faccio vedere effettivamente cosa succede all'interno del fucile. L'ETS3, ovvero Electronic Trigger System, è una centralina drop-in, ovvero vi basta buttarla dentro, togliere il gruppo di scatto sostanzialmente e metterci quella, e dopo il fucile funziona senza nessun tipo di problemi in maniera semplice. Esattamente come il Titan, solo che il Titan può essere venduto separatamente, questo no, viene venduto direttamente col fucile, a meno che voi non troviate uno di quei rivenditori da black market che ha segato aperto un fucile, ne conosciamo un paio in zona, e poi ve lo vende a parte. Per zona si intende l'intera nazione, vero? Sì, sì, l'Italia intera, non era... cioè è proprio nell'Italia ho trovato dei siti mentre mi informavo, okay, che dicevano che lo facevano. Prima feature importante è sicuramente la risposta del grilletto. Vi permette infatti di andare a regolare la sensibilità della pressione che dovete esercitare sul grilletto e quindi sparare con più pressione meno pressione. E il tutto vi permette quindi una risposta più reattiva, sparate più veloci, fine. Subito dopo troviamo la Burst Mode, che vi permette di andare a impostare il selettore di fuoco in modo tale che quando sia su singolo o raffica vi spari una serie di palline diverse da 1 a 10. Quindi se volete impostarlo potete mettere in auto e al posto di spararvi in auto lui vi spara una raffica controllata di 1, 2, 3, 4, 5, 6 fino a 10 pallini alla volta per premuta di grilletto, ovviamente. Con il pre-cocking invece potete andare a regolare 10 livelli di precaricamento della molla che vi permettono quindi di avere la molla non rilassata che va poi tirata e fatta ripartire per spingere il pistone, ma semplicemente rimane già carica su 10 livelli diversi e quindi andate a sparare ovviamente più velocemente perché dimezzate i tempi. Il sistema invece Active Brake sfrutta il potere elettromagnetico del motore per frenare il motore stesso, cioè il serpente che si mangia la coda. Questo vi permette di terminare il ciclo di fuoco senza che il motore, soprattutto con batterie ad alti voltaggi, non abbia il tempo di terminarlo e quindi spari il doppio colpo. Vi fa in modo che tutto funzioni bene e non ci siano errori nell'elettronica, neanche nella meccanica.
Altra feature che mi è piaciuta molto, soprattutto grazie al suo nome, è la funzione di ramping, ovvero quando siete in singolo e premete il grilletto, non una volta, ma bensì lo tenete premuto, il fucile va automaticamente in raffica, cioè il fucile capisce che volete sangue, quindi vi dà la possibilità di avere sangue. Il full cycle control è sempre attivo e vi permette che gli ingranaggi terminino il loro giro tutte le volte, non si inceppino a metà e non abbiano problemi. Li tiene monitorati, insomma, li tiene in riga, come la maestra alle elementari. Il PWM Rough Control invece vi permette di avere una raffica sempre controllata e costante, in modo tale che non abbia il singhiozzo sostanzialmente, cioè la raffica è sempre quella e soprattutto che non vada oltre a quelle che sono le possibilità del vostro fucile, che porta poi a rotture e problemi. Riconoscimento automatico di lipo, life o comunque della batteria fa sì che il fucile riconosca che batteria gli state mettendo dentro e che quindi sappia cosa fare a seconda della batteria. Soprattutto avete anche l'avviso di batteria scarica, in modo tale che non ve l'ammazzi quando la batteria comincia ad essere scarica, lui comincia a bippare e vi avverte che è meglio cavarla, se no poi dopo la buttate via. Altra cosa molto figa è ovviamente che nel momento nel quale la batteria è scarica e il vostro fucile realizza che se si continua a utilizzare si potrebbero avere dei fail system, quindi il sistema va a puttana, vi blocca direttamente il fucile, non spara più ed evita che andate a fare un macello. Questo è molto utile perché molte volte molti dei fucili che vengono portati al meccanico sono perché usando batterie scariche tutto si fotte. Specialmente d'inverno, quindi in questo periodo quando con il freddo le prestazioni delle batterie cominciano a calare. Spendiamo due parole anche per parlare di Evolution. Ormai sembra che ci sia l'apocalisse là fuori perché il tempo sta cambiando in maniera incredibile. L'estate sta finendo. Spendiamo due parole anche sulla produzione di questa centralina, che è fatta da Evolution, quindi è italiana. È bello avere qualcosa prodotto in Italia che si può sfruttare quindi già nel paese in cui viene prodotto. Una differenza importante tra l'altro che c'è tra una Titan Gate, quindi una centralina della Titan, rispetto un ETS3, quindi centralina invece da Evolution, oltre al fatto che la Titan la potete comprare a parte, mentre invece la centralina dell'ETS è già montata all'interno dei fucili dell'Evolution, è il settaggio. Cosa intendo dire per settaggio? Beh, che quando dovete andare a impostare sul fucile tutte le features che vi ho elencato poc'anzi, non avrete come sulla Titan un cavo da comprare e un software da pagare per poter fare tutti i settaggi, ma lo farete senza nessun tipo di cavo, ovvero lo imposterete direttamente dal grilletto. Dovrete giocare quindi tra selettore di fuoco che vi permette di scegliere determinate impostazioni, sempre quelle che ho citato prima, e toccando il grilletto più volte andrete a impostare tutte le varie cose. Questo può essere visto come un vantaggio o uno svantaggio. Io personalmente sono impedito a fare quelle cose, quindi ci sono persone che preferiscono avere la vita un pochino più semplice, quindi attaccare tutto, spendere di più e andare con cavo e sistema pagato in più e impostare da computer. Persone invece che dicono: perfetto, io anche in campo mi posso mettere lì e cambiare tutto senza nessun tipo di problema perché non ho bisogno di connettermi al telefono o altre cose. Infatti, in risposta alla domanda che vi ho dato inizio video, ovvero è la Titan killer? No, non proprio, nel senso che sicuramente ha dei vantaggi sostanziali rispetto alla Titan, ma se la gioca sostanzialmente sul prezzo e sulla comodità di impostazione, in quanto ovviamente costa meno, non avete la possibilità di comprarla a parte, quindi siete obbligati a prendere il fucile Evolution, che non è un problema in quanto, come vi abbiamo fatto vedere più di una volta, i fucili Evolution sono di ottima qualità, però siete poi bloccati lì. La Titan invece la prendete, la sbattete dove volete e ovviamente vi costa di più appunto per questo. Siamo giunti all'ultima parte del video, quindi quella delle conclusioni finali. Abbiamo deciso, come tutti i maggiori canali di influencer, di includere all'interno dei nostri video un voto. Quindi d'ora in poi tutte le volte che recensiremo appunto un fucile o un prodotto gli daremo un voto, su una scala ovviamente da 1 a 10, secondo le seguenti voci. Il voto che abbiamo deciso di dargli è un 8.9, questo dato dal fatto che, oltre ad avere già in confezione un ottimo parco accessori e una confezione già rigida, quindi comunque viene fornito tanto già di default, riteniamo che valga tutti i soldi e che quindi il rapporto soprattutto qualità-prezzo sia ottimale. Il voto in meno è sostanzialmente perché la TOPAP non mi fa impazzire, il caricatore mi fa abbastanza cacare, potevano fare secondo me qualcosa di un pochino più carino, ovviamente fa quello che deve fare, però mi ha fatto un pochino storcere il naso. E ultimo elemento estetico principalmente è il calcio, che balla leggermente. Avrei preferito un calcio con l'alloggiamento per le batterie già lì e non doverle mettere nel tubo appunto del calcio. Questi sono gli unici lati un pochino che mi hanno fatto storcere il naso. Per il resto è un fucile coi contro cojones, lo giustifica un voto che rasenta il 9 e questo è quanto. Faccio un piccolo disclaimer prima di abbandonarvi alla sigla di chiusura, ovvero tutti i voti che attribuiamo sono nostri personali, quindi non veniteci a scrivere io gli avrei dato questo e quest'altro, sono opinioni nostre personali, siamo contenti se volete discuterne nei commenti.
argomenti, sempre nel rispetto del fatto che siano opinioni personali. Ho detto personali un personale di volte. Siamo contenti di poter spingere un prodotto italiano, quindi per la maggior parte made in Italy, prodotto da operai italiani con centralina italiana, e mi fermo perché sennò poi dopo ci danno dei politically. Quindi siamo contenti soprattutto perché è un momento, secondo me, in cui ce n'è bisogno e ci si supporta tutti un pochino a vicenda. Qui da Red è tutto, noi ci vediamo questo... Noi ci vediamo mercoledì prossimo con le pillole e stay hungry. Conforme a quello che la vostra replica è conforme a quello che la è conforme a quello che la vostra Dio delle finali, il voto che abbiamo deciso, il voto